Grazie Presidente. Allora, questa proposta è stata discussa nelle commissioni congiunte politiche sociali, patrimonio e politiche abitative. È una proposta di delibera che ha l'intenzione sulla carta di superare addirittura l'emergenza abitativa attraverso un semplice contributo all'affitto, una tantum, nella quale noi come commissione abbiamo valutato una serie di criteri non ritrovabili, appunto rintracciabili in questa delibera. Per esempio non c'è la somma che deve essere data ai soggetti cui dovrebbe essere erogato. Poi i proponenti tentano di fare un mix tra un'accoglienza indiscriminata solo perché c'è un bonus residenzialità e si parla di una residenza a Roma da 5 anni, ma non è che coloro che al limite avrebbero la fortuna di ottenere questo bonus residenzialità riuscirebbero a risolvere la propria emergenza abitativa, non è così assolutamente che riteniamo possa essere risolta, tant'è che addirittura si parla di famiglie e soggetti in situazione di transitoria difficoltà economica, ma poi andando a vedere il reddito ISEE delle nuclei familiari a cui verrebbe elargito questo bonus, si tratta di persone con reddito non superiore a 5.000 euro. Che può aumentare fino al 25% in più per persone con particolari caratteristiche di fragilità, quindi è un reddito talmente basso che una tantum da elargita con queste modalità non abbia assolutamente nessun tipo di valore. Noi, il governo ci ha abituato un po' a queste tantum che però all'atto pratico non risolvono le questioni, tantomeno possono risolvere questioni croniche quali quelle dell'emergenza abitativa. Come Commissioni stiamo lavorando sul rinnovo di nuove delle delibere, per esempio come Commissione Patrimonio della 163 del 98, e presto sarà protocollata anche in collaborazione con i municipi. Riteniamo che questa proposta sia assolutamente insoddisfacente per tutta una serie di motivi, quelli espressi e sicuramente anche nella forma, no? Prima si parlava della forma e la sostanza, anche nella forma effettivamente sembra un regolamento ma poi non scende in quei particolari che dovrebbe avere un regolamento, quindi assolutamente no, dobbiamo affrontare l'emergenza abitativa da più punti di vista, tutti strutturali, e con la Commissione stiamo facendo un lavoro proprio in questo senso, in collaborazione con l'assessorato. Grazie.